quindi del nostro grande Antonio, direttamente dal Camp Nou, ci ha portati dentro lo stadio. Ragazzi, non so quanti altri canali, quanti altri progetti vi portano a vivere la rifinitura direttamente da Barcellona in vista di questa partita che può diventare una sfida decisiva, una sfida importantissima che può segnare assolutamente la nostra stagione. Quindi ne parliamo, visto che ci ha girato l'immagine molto bella direttamente dallo stadio, proprio con il nostro Antonio che si trova all'esterno dello Spotify Camp Nou. Ciao Antonio, ben ritrovato. Ciao Lore, un saluto a tutti, come stai? Alla grande Anto. Com'è il clima a Barcellona? Guarda che bello sfondo, tra l'altro. C'è Eh anche un sì, eh sì. cielo Guarda, fuori. 30 secondi fa ero lì dentro, dalla tribuna sostanzialmente, sopra le panchine. Poi ho detto, vabbè, meglio uscire perché se mi vedono qui in diretta forse mi cacciano, quindi meglio non farli arrabbiare perché qui il clima è già abbastanza teso. Però sì, ecco, anche dalle domande, adesso ci arriviamo alla conferenza stampa, però dalle domande dei giornalisti spagnoli e catalani, ecco, si capisce che sono abbastanza arrabbiati per quello che è successo all'andata. Quindi domani un Camp Nou infernale e tra l'altro è confermata l'indiscrezione che è uscita pomeriggio, non sarà consentito l'ingresso in altri settori, a parte quello ospite, a tifosi con maglie, indumenti, insomma, che richiamino i colori nerazzurri. Lo abbiamo visto, è una decisione che ha suscitato ovviamente tante, tante polemiche. Io, Antonio, ho detto questo in apertura di live. Dispiace soprattutto perché siamo di fronte ad una partita di calcio e il clima mediatico che è stato costruito e che poi è stato cavalcato dai tifosi e dalla stessa società, mi sembra un clima che non fa bene allo sport, allo spettacolo e a quello che diciamo sempre, cioè diciamo sempre che qui in Italia i tifosi non siamo maturi, tanti problemi, eccetera, eccetera, però cioè, domani si sono preparati praticamente a fare una guerra questi qui a Barcellona, sostanzialmente. Assolutamente sì, anche perché sappiamo che giornali come il Mondo Deportivo, ad esempio, Sport, siano comunque dichiaratamente, no, di fede blaugrana. Dunque era anche lecito da una parte aspettarselo. Va detto che Inzaghi ha cercato di calmare le acque alla vigilia, anche se una frecciatina a proposito della scelta di non Sì. far entrare i tifosi con indumenti nerazzurri l'ha lanciata. Ecco, però ha detto: no, ma io in realtà ho parlato col presidente del Barcellona dopo la partita di San Siro, ho parlato con Xavi prima e dopo, massima educazione, massimo rispetto. Cioè dire però che è vero, tra di loro massima educazione, però poi davanti alle telecamere non è stato proprio così a livello di rispetto nei confronti dell'Inter. Ecco, Laporta nell'ultima settimana ha parlato infuriato di errori arbitrali, errori da parte dell'UEFA. In realtà però, come ha detto Inzaghi, l'arbitro di settimana scorsa arbitrerà anche in questo turno di Champions League, significa che l'UEFA ha scelto di non sanzionare l'arbitro e anche chi c'era in sala VAR, reputando non un errore quello che è stato commesso, ecco, perché poi lì si trattava di un caso molto simile alla Juve Salernitana, assenza di immagini, ecco, quindi diciamo che Xavi e Laporta non hanno fatto nulla per cercare di evitare che questo clima potesse crearsi, ecco. Però Simone Inzaghi è sembrato abbastanza tranquillo. Hanno chiesto, ecco, anche sull'atteggiamento, ad esempio, difensivo, ha dato qualche indicazione, secondo me. Dalle parole di Simone Inzaghi, Esatto. per me l'Inter domani gioca col 3-5-1-1. Ti spiego perché la domanda non è stata così diretta. Si è parlato solo di atteggiamento difensivo, si è parlato di parcheggiare l'autobus davanti alla porta, perché è un'espressione che anche qui in Spagna viene utilizzata. Lui ha detto no, cerchiamo di non snaturarci, però attenzione alla possibilità di avanzare. Çalhanoğlu e Mkhitaryan, non ha detto uno o l'altro, ha parlato di entrambi, quindi non escludo neanche un possibile 3-4 2-1 col doppio trequartista. Può essere una possibilità questa, può essere una possibilità Çalhanoğlu davanti alla difesa, dunque con Mkhitaryan avanzato e Gagliardini mezzala, però ha detto esplicitamente dovessi utilizzare questo sistema tattico è per tenermi in panchina una risorsa in attacco, perché attualmente ho solamente Curatolo 2004, Valentin Carboni 2005, quindi nel momento in cui gioco con un attaccante ho un Dzeko fresco ad esempio in panchina da utilizzare a partita in corso. Chiaro, chiaro. Allora, noi stavamo ipotizzando, avevo letto la dichiarazione che ci hai girato, perché purtroppo la conferenza stampa non è stata trasmessa in diretta e quindi l'abbiamo tradotta da quello che ci hai girato tu. Leggevo il passaggio in cui parlava diciamo, com'era, ti leggo il passaggio,
vengono tre partite. Anche noi abbiamo un centrocampo di qualità e dovremo cercare di tenere la palla il più possibile, migliorando anche rispetto alla partita d'andata. Quindi, commentando live qui, dicevamo, certo, se dobbiamo tenere palla più il possibile e mettere in campo qualità, probabilmente Gagliardini non è il giocatore migliore, però l'inserimento di entrambi, forse a questo punto Chala, Mkhitaryan più Barella alle spalle dell'attaccante, comunque vedremo se verranno alternati, può essere un'altra soluzione in vista di questa partita. Sicuramente se ne stava parlando, le ipotesi comunque sono due: o 3-5-2 tradizionale oppure questo 3-5-1-1 con i due giocatori che possono alzarsi a seconda appunto della scelta su Çalhanoğlu, Mkhitaryan. E Antonio, da Lautaro Martinez, in conferenza stampa con il mister, c'è stato anche questo ricordo di una trattativa passata col Barcellona, e che ovviamente ormai è alle spalle, come ha detto lui stesso. A differenza di Xavi, che è stato forse fin troppo ambizioso nelle sue dichiarazioni, perché nel pomeriggio ha detto non firmo per l'1-0, per la vittoria per l'1-0, vuole anche il 2-0, Lautaro lo stesso bello carico, non firmo per il pareggio. Sì, proprio così, secco. Domanda di una collega catalana, se eventualmente era disponibile a firmare per il pareggio. Già oggi l'ho detto no, non firmo per il pareggio, noi siamo l'Inter, vogliamo vincere, ecco. Non ha aggiunto altro. Ma è quello che ci serve in vista della partita di domani. Come li hai visti? Belli carichi, motivati, anche il mister, come ti sono sembrati i giocatori, la squadra? Quindi sì, la squadra, ho avuto modo di vederli 30 secondi in campo, perché effettivamente sono rimasti in campo per il consueto sopralluogo giusto 30-40 secondi, ecco, non di più. Vedevo De Vrij, Onana, insomma, per cui difficile anche poter esprimere quelle che erano le loro sensazioni. Ti posso dire però quello che ho percepito da Lautaro Inzaghi. Inzaghi mi è sembrato più rilassato rispetto alle ultime partite, difatti. Avrei voluto chiedere a Inzaghi cosa è cambiato in questa settimana, ne parlavamo anche con te prima di entrare in live, rispetto alla sua posizione prima del Barcellona, ecco, era una posizione a rischio, non è una novità. Da lì invece vittoria col Barcellona, vittoria col Sassuolo, e domani si gioca una bella fetta delle chance di qualificazione agli ottavi dell'Inter, per cui Inzaghi è abbastanza rilassato, allo stesso tempo concentrato. Molto molto concentrato invece Lautaro Martinez, che non segna dal 30 agosto, ultimo gol contro la Cremonese, 8 partite di fila senza segnare, e sembrava concentrato e arrabbiato allo stesso tempo. Ci tiene, un attaccante che come tutti gli altri vive per il gol, ha cercato di rispondere il meno possibile alle domande che gli sono state fatte. Ad esempio si è parlato di come i calciatori in questo momento che parteciperanno ai prossimi mondiali vengono condizionati, in riferimento all'infortunio di Dybala di domenica e, se non sbaglio, anche Di Maria è uscito questo pomeriggio per infortunio, non stavo seguendo la partita, ha cercato insomma di dribblare la domanda, però è inevitabile che tutti gli internazionali siano condizionati in questo momento. Non abbiamo avuto aggiornamenti invece su Lukaku, sappiamo però che questa mattina si è allenato a parte con il Tucu Correa, quindi non è partito con la squadra. L'obiettivo quantomeno per Lukaku è quello di recuperarlo per domenica alle 12:30 contro la Salernitana, però poi vedremo. Lui ieri aveva lavorato con la palla, oggi è ancora a parte. Quindi Inzaghi non ha detto nulla, ecco, sulla situazione degli infortuni. Ha detto però che in un momento così fitto di partite, ovviamente avrebbe voluto tutti a disposizione. Il sogno era quello di giocare contro un Barcellona al completo, perché il Barcellona ha tante assenze dietro. Il Barcellona gioca con Eric Garcia, che è la quarta scelta, e Piqué, che è la quinta scelta. Sono fuori Araujo, Koundé, Bellerin, anche lui fuori, e Christensen, che si è fatto male nella partita di andata. Però allo stesso tempo è con un Barcellona al completo contro un Inter al completo, però vediamo come va, ecco. Da una parte un attacco ridisegnato, dall'altra una difesa sostanzialmente mai utilizzata, solo nell'ultimo turno di campionato, però a causa degli infortuni. Chiarissimo. Antonio, prima di salutarti, volevo tornare un attimo anche, dicevamo, sul clima. Volevo chiederti se hai avuto modo di intercettare colleghi catalani. Dicevi che si respira comunque una certa pressione da parte della stampa catalana in questo momento. Se c'erano anche dei tifosi nella zona dello stadio, hai già visto qualcosa?
Devo dire più tifosi nerazzurri che blaugrana, tanti tifosi italiani che hanno raggiunto oggi Barcellona, quindi ovviamente tanta curiosità per vedere il Camp Nou, anche è giusto che sia così, no? D'altra parte. Tifosi del Barcellona non tantissimi, ma in generale questo pomeriggio non tantissimi tifosi qui al Camp Nou, anche perché la squadra non si è allenata, l'Inter, in genere... dopo la conferenza c'è sempre un allenamento, una rifinitura da parte della squadra. L'Inter però si è allenata questa mattina da Piano Gentile, dunque i calciatori sono entrati da un ingresso secondario in autobus, hanno fatto semplicemente un sopralluogo, però nessun allenamento. Il Barcellona invece si è allenato nella rifinitura aperta per 15 minuti ai media nel proprio centro sportivo, lo stesso Xavi ha parlato alle 16:30, per cui insomma immagino ci fosse più curiosità al centro sportivo del Barcellona che qui. Qui sono tifosi interisti. Sono tifosi, tanta stampa immagino, in Spagna sempre molto, molto calda da questo punto di vista. In questi giorni hanno analizzato in lungo e in largo ogni singolo episodio della gara d'andata. Oggi se ne è parlato veramente tantissimo. Si è creato anche uno strano gemellaggio, che poi neanche troppo strano, ma tra Real Madrid e Inter, ho visto tanti tifosi del Real Madrid che stanno cambiando le proprie immagini, stanno palesemente tifando Inter in vista della gara di domani. Per il Barcellona quella di domani è quasi una finale, nonostante si tratta appunto di una gara dei gironi ancora. È una finale a tutti gli effetti, lo hanno ribadito Pedri e Xavi nella conferenza stampa di questo pomeriggio, hanno parlato di una gara dentro fuori, ovviamente, perché il Barcellona non solo il risultato, l'Inter alla fine a due risultati, pareggio e sconfitta, anche una vittoria del Barcellona comunque manterrebbe l'Inter in vita all'interno del girone, però l'Inter ha due risultati in più rispetto al Barcellona, e non va sottovalutato che il Barcellona domenica si gioca un'altra finale, perché si gioca il classico in trasferta a Madrid al Bernabeu, e attualmente hanno gli stessi punti in classifica, 7 vittorie e un pareggio il Barcellona, 7 vittorie e un pareggio il Real Madrid, e quindi diciamo che sarà uno dei classicos più sentiti degli ultimi anni. Il Barcellona, che è tornato in vetta alla classifica la scorsa settimana, non si ritrovava al primo posto in Liga da oltre 800 giorni, se non sbaglio 834, quindi immagina tu che clima si potrà respirare domenica al Santiago Bernabeu. È difficile anche, immagino, preparare questa partita, perché il pensiero alla Liga andrà sicuramente per tanti calciatori. Il Barcellona è una squadra giovane, Pedri in realtà è un non giovane, perché ha dimostrato di essere un fenomeno assoluto a San Siro, però calciatori come Gavi, ad esempio, Eric Garcia potrebbero soffrire, poi c'è Dembélé che è un giocatore molto incostante, aveva fatto benissimo nella prima parte di stagione, però poi l'ho visto subentrare col Celta Vigo e per poco, su una sua disattenzione, non prendeva il gol del pareggio il Barcellona. Ferran Torres non sta facendo benissimo, insomma è una squadra giovane per cui potrebbe pagare il doppio impegno e la scarsa concentrazione. Immagino che domani saranno focalizzati al 100%, però non sottovalutiamo che domenica si gioca una partita forse ancora più importante. Chiaro, chiaro Antonio, ti faccio due ultime domande. Quindi hai detto bene del Celta Vigo, della situazione di classifica del Barcellona. Intanto, secondo te, che Inter ti aspetti domani, sulla base di quello che hai ascoltato in conferenza, sulla base anche di quello che abbiamo visto all'andata? All'andata siamo stati molto attenti dietro, molto compatti, strettissimi, il Camp Nou è gigantesco e il mister ha parlato di evitare i cross, se non sbaglio. Sì, è gigantesco e domani ci saranno almeno 80.000 spettatori, ecco, si andrà su tutto esaurito sostanzialmente. Inzaghi si è detto molto contento per la fase di non possesso dell'andata, ha parlato di un grande primo tempo, ha rivisto più volte la partita, non ha nulla da ridire sul quel primo tempo di San Siro di una settimana fa. Sul secondo tempo invece l'Inter è comprensibilmente calata, ma il Barcellona è una squadra di palleggiatori di grande qualità e lui lì si aspetta qualcosa in più, quindi dove può migliorare l'Inter? Nel palleggio, paradossalmente, quindi la mossa di mettere un giocatore di palleggio in più come Mkhitaryan potrebbe andare in questa direzione, avere più centrocampisti di qualità, vedremo, perché è molto soddisfatto però per la fase di non possesso, ecco, lì ha spiegato perfettamente perché l'Inter si è abbassata, perché il Barcellona è una squadra
che se ti prende in contropiede nell'uno contro uno ha forse i migliori giocatori in circolazione. Dembélé nell'uno contro uno è formidabile. Nel momento in cui abbassi tanto il baricentro, concedi meno spazio alle spalle dei difensori e davanti agli attaccanti. Quindi mi aspetto un Inter con lo stesso baricentro, più o meno, che abbiamo visto nel secondo tempo. Poi le caratteristiche della squadra non credo che possano svanire da una partita all'altra. Ecco, da quello che ha detto Inzaghi mi aspetto un Inter che cercherà di fare il suo gioco, però questo qui domani sera sarà un inferno, quindi bisognerà avere tanta personalità. Da quel punto di vista, Inzaghi ha detto, io sono sicuro, giocatori che hanno vinto campionati europei, Coppa America, insomma calciatori di esperienza, non è più l'Inter del 2019, quell'Inter che giocò un primo tempo fantastico con la coppia Lautaro Sanchez, chiudendo 1-0 con la rete del Toro, però poi perdendo 2-1, perché sì, quella era un Inter molto giovane, la prima di Barella e di Sensi al Camp Nou, anche lo stesso Lautaro alla prima partita del Camp Nou. Dunque questa è un'Inter diversa, consapevole, hanno vinto tanti, parecchi di quei calciatori che erano qui quella sera del 2019, e lo stesso Barcellona è cambiato, non ha più Messi, Suarez, ha tanti giovani talenti, ha Robert Lewandowski che appartiene a quella categoria lì di calciatori, però è un Barcellona diverso, ecco, non fa paura come nel 2019, questo senza dubbio. E allora, Anto, domanda finale e poi ti liberiamo, saluto anche Davide in chat, Antonio, ciao Gabri, ciao a tutti. Come si batte domani il Barcellona? Che cosa deve fare l'Inter? Io ho un'idea abbastanza chiara della partita di domani, perché secondo le ultime indiscrezioni il Barcellona dovrebbe giocare con Sergi Roberto, Piqueri, Garcia e Marcos Alonso. Parliamo di difensori, sono validi ma non sono rapidi, non sono veloci. All'Inter mancano queste caratteristiche. Nel momento in cui poi gioca Darmian, che è favorito su Dumfries, vai a togliere anche la potenza, la velocità sulla fascia destra, quindi perdi questa caratteristica. Bisognerà cercare prepotentemente il contropiede. Questo Barcellona, per le caratteristiche dei difensori che sono rimasti a disposizione di Xavi, soffre le ripartenze, i contropiedi. L'Inter non ha però quei giocatori, non ha il Perisic dello scorso anno, Lautaro Martinez grande qualità, ma anche lui fatica, no? Quando c'è tanto spazio da coprire in avanti, quindi vedremo. La chiave tattica è abbastanza semplice, però guardando le caratteristiche dei giocatori dell'Inter non so, ecco, se riuscirà a fare quel tipo di partita. Mi aspetto però l'atteggiamento del secondo tempo, tanta sofferenza. Ok, Antonio, se segna l'Inter esulti in tribuna stampa o no? Ti comporti in tribuna stampa? In tribuna stampa contenuta, siamo sempre professionisti, però anche perché ci sono tanti colleghi italiani, quindi non credo sia un problema. Dovrò stare attento poi a non farmi vedere dai tifosi, quello sicuramente. Esattamente, niente materiale nerazzurro quindi al Camp Nou. Anto, dici tu se c'è. Io oggi sono nerazzurro in realtà, però mi hanno fatto entrare, non si vede, però t-shirt azzurro. Sì. Mi è andata bene, dai. Grande, Anto, dici tu se c'è qualcosa da sottolineare, altrimenti ti liberiamo, poi dimmi tu. No, non credo. Domani comunque saremo qui dal pomeriggio a partire dalle 17:18, quindi ci saranno tanti contenuti sui nostri social, poi in diretta interverrò nel prepartita anche nel post, per cui domani ci ritroviamo qui durante la giornata, cercherò appunto di darvi tutti gli aggiornamenti dal pomeriggio, vediamo quanti tifosi nerazzurri ci saranno, vediamo se effettivamente non verrà concesso ai tifosi neutrali di entrare negli altri settori con maglie nerazzurre, perché tanti tifosi del Real Madrid magari potrebbero imbucarsi. Mi sembra complicato, però da monitorare. Ah, volevo giustificare rapidamente però questa scelta. Sì. Io ho dato un'interpretazione personale, non solo a causa di quello che è successo nel match di andata, perché comunque tra Inter e Barcellona non c'è mai stata una grandissima rivalità. Si è accesa nel 2010 per quello che è successo qui, per la mancata rimonta del Barcellona. Però, per cercare di dare un'informazione completa, al Camp Nou c'è stato un prima e un dopo
rispetto al match contro l'Eintracht. Cosa è successo lo scorso anno contro l'Eintracht? Qui in casa perse malamente il Barcellona. Tanti abbonati del Barcellona disinteressati dalla partita, dalla competizione, non partecipavano alla partita vendendo i loro abbonamenti, perché si possono cedere, a tifosi neutrali. Tanti tifosi dell'Eintracht che erano giunti in gran massa qui dalla Germania, perché per l'Eintracht ovviamente era un evento incredibile, e alla fine dei conti il Barcellona si ritrovava con meno tifosi al Camp Nou rispetto a quelli dell'Eintracht, che avevano comprato i biglietti degli abbonati. Dunque, da quel momento in avanti, ricordo uno sfogo durissimo di Laporta, e da lì è cambiato qualcosa. Dopodiché, arrivare ad impedire ad un tifoso di poter entrare in un settore neutrale con la maglia nerazzurra, parliamo di due squadre, una squadra italiana e una spagnola, non c'è una grandissima rivalità, non c'è grande pericolo, ecco, questo mi sembra un po' assurdo. Però se devo giustificare e trovare un precedente, secondo me si rifanno tanto a quel precedente lì, perché sono cambiate anche a livello politico le modalità di cessione, biglietti, abbonamenti, ecco. Sì, sì, hai fatto bene. Poi dicevo, quando siamo stati lì nel 2019, ricordo che anche alcuni ragazzi che erano con noi avevano avuto comunque delle problematiche con la maglia dell'Inter ad entrare in altre zone rispetto al settore ospiti, quindi hai fatto benissimo a sottolineare anche questo. Antonio, ti ringrazio. Che comunque non si respirava lo scorso anno al Bernabeu, devo dire. Chiaro. Completamente diverso. Chiaro, chiaro, chiaro. Grazie Antonio, ci sentiamo domani. Buon rientro. Grazie a te, un saluto a tutti.